Vibes, buongiorno, ciao, vi voglio far vedere una persona, cioè no una persona, vi voglio far vedere un ospite. Ciao, io sono Buff, diglielo, lo sanno chi sei. Ciao. Allora, oggi è venuto a trovarci Buff, perché io ero di notte, allora scusate la faccia, ma io ero di notte, mattina e pomeriggio, quindi la mia faccia è quella che è. Quindi oggi ci rio la mattina, poi il pomeriggio e poi di nuovo la notte. Quindi il mio amore è andato a casa e ha portato Puff qua. Dunque, video così casuale, quindi mi sono messa un po' di rossetto, mi sono messa giusto le ciglia finte. E sto cercando, mi vorrei mettere sempre queste, ma non me le posso mettere perché ho paura di finirle, avendocene soltanto una. Quindi fino a che non le ricompro da eBay, almeno un altro paio, non mi posso permettere di usarle quelle. O comunque, cioè le posso usare allora soltanto se sono in casa a fa video. Perché se tipo le porto fuori, puta caso mi casca una, puta caso, no. E quindi fino a che non ho un ricambio di questa non le posso fare. E devo ricomprare la PayPal. Devo ricomprare la PayPal e comprarne a 1,19€, un cazzo però. Allora, video velocissimo, anzi mi volevo mettere un altro rossetto perché questo è quello della Kiko. Però mi volevo mettere questo, che sarebbe un rossetto vero. Che assomiglia a Cement della Line Crime, ce l'ho, eh? Hanno un odore di crema, vaniglia. Uno spettacolo. Vabbè, i Mattel Girl questi. Allora, ribadisco, video veloce, video così, mi sono messa giusto questo e quest'altro perché mi è arrivato un pacco a casa. Siccome ultimamente non mi arriva un cazzo di pacchi e ci avrei da farvi un video haul di Zaful, che però c'ho un paio di occhiali del mio amore, due paio di occhiali miei e un giacchetto e basta. Ci avrei la roba di Shinside che mi deve arrivare, quindi volevo fare tutto insieme, ma me la stanno menando perché il pacco è arrivato tardi e quindi penso che sarò costretta a farlo. Comunque stringiamo e dunque, queste ciglia fanno cacare. C'ho l'amore più bello del mondo. E niente, dai, ve lo faccio vedere. Aspettate perché c'ho sta ciglia e non so guardabili, dai. Cioè, a parte non so guardabile io con sta faccia, dove vado? Ah, ho comprato della robina per la casa e... No, ve l'avevo detto, sì, della casa, mi sembra. Avevo trovato la casa, sì, mi sembra sì. Comunque tanto vi farò il video. Allora, questo bellissimo pacchetto strabiliante, bellissimo, favoloso, stupendo, con tutti questi baci rosa, è una collaborazione che mi è arrivata con Pinky Panda. Allora, se non mi sbaglio, non ricordo se l'ho chiesta io o se me l'hanno chiesta loro. Fatto sta che mi è arrivata adesso e ci ha messo un po'. Dunque, mi piace un sacco perché c'è tutti i cosi rosa. Io vi lascio naturalmente i vari... a Gigi e l'info box, e dovete però considerare che è una collaborazione, quindi io questa roba qui, il link della roba non ve la posso mettere. Adesso metto Cement e vediamo come viene, perché me l'hanno mandata loro, quindi è roba mandata da loro. Legale, è che chiaro. Dunque, quindi avevo voglia di fare uno spacchettamento, visto che ne fu mai, e vi faccio vedere qualche cosa c'è. Naturalmente io l'ho già aperto, non ce l'ho fatta, raga. Vi faccio vedere cosa mi ha regalato il mio amore, perché non ve l'avevo ancora fatto vedere. Mi ha regalato questo po' di specchio che c'ha le luci, che però noi dobbiamo adesso comprare le pile. Ci sarebbe anche un caricabatterie qua, che però interno, dentro non c'era, e quindi adesso vediamo se lo riusciamo a trovare. Della Leica, bello, mi piace. E poi si vede grande, non si vede piccolo, quindi per fare gli occhi è perfetto, cioè tipo perfetto.
però vedi anche tutte le magagne. Infatti, vabbè. Allora, dunque, thank you so much. Quindi non c'entra. Allora, mettiamolo qui sotto. Amore, come facciamo a ricordarselo? Di comprare queste benedette pile? Ci si scrive. Allora, ti ha trovato? Oh. No, niente di che, più che altro se non lo mangia lui. Allora, dai, stringo. Allora, siete Pinky Panda. Ribadisco, guardate che po' di scatola tutta rosa. Allora, io l'ho già aperto perché ne la potevo fare e devo dire che c'è della roba molto, 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 molto mi piace. Dunque, arriva la scatolina con all'interno il cosino per le blogger, che però non è personale, quindi non è ciao Camilla, è ciao cara blogger, quindi poi vi danno... Troverai una sorpresa, c'è un codice promozionale anche per voi, che poi naturalmente vi scrivo sotto. E... Che le scrivi il codice? Sì, perché è per loro. Come? È un codice preparato per le tue iscritte, una promozione valida fino a fine maggio e poi c'è solo quella per me. Allora, prima cosa che mi viene all'occhio che ho visto è questa. Che dovrebbe essere un... allora, la marca era Freedom. E questo dovrebbe essere, tipo, ve lo io c'ho. Questo. So, quelli per fissare il make-up, insomma, no? Ce l'abbiamo faccia? Sì, serve per fissare il make-up. Questo è primer water. Vediamo. Sarebbe tipo la lacca. Esatto, che però è per... A spruzzino? Sì, assorbe l'acqua. Is a stunning... Lightweight primer. Però cioè il primer di sotto, il primer di solito sta sotto. Quindi non lo so se è un primer all'acqua. Ah. Eh sì, perché questo, questo per esempio è un fissatore. Puzza pure di lacca questo. Però vabbè, comunque questo sono 100 ml questo. Ora lo folleggia lui che piace all'inglese, guardi un po' se c'è scritto per dopo o per... Poi! Dunque, mi è arrivato questo, la marca è sempre Freedom. Sì, oh, amore, ma guarda, primer l'avevo letto pure io. E, praticamente questo è un eyebrows pomade come l'Anastasia, quindi è lezzissimo. No, vabbè. E dovrebbe essere appunto un gel per le sopracciglia. Scusate perché ho perso l'altro specchio, non si vede veramente un cazzo. Scusate, Diciamo infatti. Come? Come no, amore, sopra c'è scritto qualcosa. E siccome io l'altro giorno provai a darmi il coso nelle sopracciglia, sono da farvi vedere anche qualcosa della Kiko. Comunque ve lo faccio vedere, è fatto così. Io sapete che questi qui la maggior parte delle volte le uso sulle labbra. Il prodotto è questo e questo è il colore. Allora è una figata pazzesca perché è il classico colore che io mi do sulle labbra. E, però vediamo insomma un attimino, questo è un medium brown. È per le sopracciglia, però naturalmente io lo userò per le labbra, io lo so già perché ho già visto il colore ed è uguale a quello della cosa lì che io adoro. Mo ve lo faccio vedere. Io ce l'ho uno per le sopracciglia, però è bello scuro. Questo per me è troppo chiaro comunque, e per me questo è perfetto per le labbra. Io adoro questi colori sulle labbra. Eccolo! Lo sapevo. Guardate come cazzo è sto colore. No, cioè è da panico paura. Ed è uguale a questo qui, simile, anzi forse più chiaro, che assomiglia, ditemi se non è vero, a Vanguard. Quindi questo è per le sopracciglia, ma io lo userò naturalmente per le labbra. Cioè, questo è poco ma sicuro. Perché comunque per me è chiaro, perché io ho i capelli scuri, no? È un medium, ma a me il medium non mi va. Cioè, a me mi va bene il... Comunque è fantastico. Guardate qui quel colore. Va bene. Abbiamo trovato il nuovo rossetto. Non comprerò più Vanguard perché questo... Manca un tono di violetto, ma è perfetto. Comunque questo. E poi... All'interno c'è una cartina che è fantastica. Cioè, vedete, medium brown.
Sicuramente il deep brown mi andava bene, però. Allora, la cartina è questa. Cioè, scusatemi, ve la faccio vedere perché merita veramente. Cioè, scusatemi, con rossettini, i blush, ecc. C'hai letto, amore? Quindi? C'è tutto il cazzo. Vabbè, io penso che... Ecco. Io penso che sia primer, nel senso da, proprio primer all'acqua, quindi penso sia primer. Comunque questa è la carta, fatemi sapere dove la potrei attaccare. E adesso vi faccio vedere il pezzo forte della... A parte che questo è il pezzo forte, a parte quello, vi faccio vedere cosa mi è arrivato e cosa mi è piaciuto. Vi faccio vedere quella che mi è piaciuta un po' meno. Allora, questa qui è la, di nuovo, marca Freedom. Io sta marca non l'avevo mai sentita. Fatemi sapere se qualcuna di voi se l'ha provata. E questa è una palette House of Glam Dolls, 4 brown powder, 3 powder highlighter. E vabbè, 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 Exotica Doll Look. Guardate bellina la tipetta. Dietro vi fa vedere com'è. È una palette normale, cioè niente di oh mio dio, che io queste palette di solito non le uso. Vabbè, vi faccio vedere. Questo è fatto così, sembra quella della Makeup Revolution. E internamente, se la apro senza romperla, è questa. Allora ci abbiamo il suo super specchio con il suo aggeggetto e questi sono i colori. Allora, mi garbano un botto questi qua giù. Questa linea di matte, di marroni, mi piace un sacco. Poi mi piace questa, che io la userò come terra, come blush invece come terra. Gli illuminanti, allora questi sono dei cosi per le labbra che io non userò. Però di buono c'è che qui abbiamo questo illuminante che dovrebbe spaccare il culo. Adesso vediamo. Sì, vabbè, un bianco, vabbè, niente di... Niente di che. Swatchiamo magari questi qui. Allora, questo qui è questo. Sembrerebbero abbastanza scriventi, anche se sono... Questo è il marrone. Mica male, dai. E il marrone più scuro. No, è un marrone proprio. Ecco, questo per esempio per me potrebbe andare per le sopracciglia. Ecco, questo c'ha un... Oh, non l'avevo visto. Questo è tipo quei viola strascuri che piacciono a me. Aspettate, perché se non mi pulisco non si è fatto il gas. Devo trovare dove mettere tutti questi rossetti prima che apra la finestra e butti tutto di fuori, perché tanto no. Ne adopro 4 per l'altro. Eh? Anch'io, amore. Ora, fino a che non è tutto finito, non vi farò l'aggiornamento, non me lo chiedete. Ve lo farò solo quando abbiamo tutto in mano. E poi che c'è? Questi due, che sono un nero e un bel cele, un verdone tipo questo qua. Si sono ambientati bene. Sì, dai. Questi giorni mi avete visto un borsello. Borsello? No, Pippo. Questo è un dorato bello, mi piace. Poi c'è questo verde. Allora, naturalmente gli shimmer di solito sono più... accesi, cioè comunque sono più pigmentati, e invece devo dire che sono belli pigmentati anche quelli, gli altri, insomma. Poi abbiamo questo che secondo me è tipo, questo può essere un illuminante figo, e comunque c'è scritto 3 illuminanti, quindi. E poi c'è un rosa che secondo me, e poi un quelli, vabbè, questo è il rosino, e vi volevo swatchare questo. Questo è il rosa, il blush rosa, che comunque, oh, bello scuro, mi piace. E il marrone, che sicuramente per loro è una terra, ma io la uso come blush. E questa è la palettuzza. Dai, non è male, ci farò un make-up. Comunque a breve ve li uso tutti e ve li faccio vedere. Per essere appunto... Questo spacca il culo, cioè questo è fantastico. Mamma mia com'è. Ero preoccupata perché quello della cosa l'avevo bello e finito. Sono tutta una cicatrice. Fo cacare il cazzo. E vabbè, comunque questa è la palette. Adesso vi faccio vedere il pezzo forte. Parlavi a me, amore? No.
vi faccio vedere il pezzo forte. Stasera ci avrei la notte, ma non c'ho voglia di andarci, cioè la dovrò fare, la farò, però da una parte spero che non ci sia. Vabbè. Questo era, diciamo, tutti i vari nomi, brunette, top, Strylight, Bit and Charm, senza un pelino, vabbè, tutti i nomi che tanto a noi non ci servono. Allora, questo è il pezzo forte insieme a questo. Questo è un kit per il contouring. Troviamo il kit e il pennello. Il pennello fa panico perché assomiglia a questo tipo, però è più morbido di questo. Io poi questo ho smesso di usarlo proprio per quello, perché allora, comunque si chiama Pro Strobe e vi faccio vedere prima il pennello. Ecco, naturalmente ho aperto la parte sbagliata, ti pareva. Si apre così. Io comunque Pinkie Panda non l'avevo mai notato. Se quando aprivo Google mi appariva in fondo una foto, c'era un cane, assomigliava Argo, un giorno l'ho aperto, ma io Pinkie Panda non lo conoscevo. Il pennello è questo, come vedete è piccolo, sempre di questa benedetta Freedom, ed è parecchio più piccolo, vedete? È tipo un miniatura che naturalmente uno può portare in borsa. Poi è, questo è squadrato, invece questo è tondo, e questo è stra morbido, molto più morbido di questo. E sì, è per fare, è perfetto. E questo qui, comunque il pezzo forte è la palette, che va, faccio vedere. Io naturalmente sto, cioè l'ho aperto per vedere che c'era dentro, ma non ho usato niente, l'ho sbocciato con Bodotrus. Pro Strobe palette, ok, sempre palettine tutte nere come la Makeup Revolution. Ci abbiamo sempre sto cagazzo, che figo è il mio. E poi ci abbiamo, vabbè, questo l'ho swatchato, ti pare che non swatcho l'illuminante. A parte c'hanno un odore che mi garba troppo. Bello, mi piace. E abbiamo questo bel colore freddo. Come sapete a me piacciono i colori freddi per fare, non mi sembra molto scrivente, vedete? Ma per fare il contouring va a finire meglio quando non è così scrivente. Proviamo. Ci piace. Questo è buono perché è più morbido di quell'altro, si sfuma meglio, vedi? Lo sapevo. Perfetto. Poi abbiamo questo qui chiaro chiaro, che è sempre questo qui che di solito si usa per il giallino qui sotto, che io naturalmente ho smesso perché ci metto troppo a farlo. Questo è un latte, burro latte. Belli, sono matte, belli, mi piacciono. Poi c'è questo qui che è più chiaro, è un top che si vede buonissimo. E poi abbiamo l'highlighter, che è questo, che è sui bianco, guardate quant'è fleshoso, spacca. E poi c'è questa che dovrebbe essere la terra, sempre un po' top, però sembra uguale a quest'altra, fatemi, ditemi se non è uguale, vedete? Che è comunque un colore più caldo, che può essere per le persone, per le ragazze più chiare di pelle, perché questo per quelle chiare è troppo scuro, mentre quest'altro è perfetto. No, questo è un po' più scuro e questo è un po' più chiaro. Allora, a me mi sembra caruccia come palette. La scrivenza è buona, mi garba, non lo sapete, quando sono molto meno scriventi. Quella palette presa da Van Gogh, tanto mi devo un papà, c'è cazzi, che presi da Van Gogh è bella, però sono troppo scriventi, quindi fai fatica a sfumare poi tutto, quindi non sfumi un cazzo e vai in giro, il mio amico mi fa, ma guarda che c'hai una riga nera da qua a qua, cioè perché è così. Quindi mi sembra bella, mi sembra una bella palette con tutto. Questi sono matte, mi carmano, volevo pigliare un altro, non c'ho soldi, la PayPal, non c'ho la PayPal, e poi in questi giorni fa un omicidio perché non c'ho la PayPal. E comunque sto aspettando una palette da contouring presa da eBay, contouring in crema, pagata veramente una miseria di Dio, e spero mi arrivi prima che non l'ho vista per adesso né dalle americane, inglesi, da nessuno, quindi potrei essere quella prima che ve lo fa vedere, ma non mi arriva, quindi vabbè. E lo stesso, avevo trovato un eyeliner che poteva essere il dupe di quello di Kat Von D, che non mi arriva a un euro, quindi lo riprenderò. Comunque questa è la palette, questo è il pennello,
Queste sono buone da portare in giro. Secondo me non è male per niente. Il pennello fa buono, mi piace. Divento ripetitiva, quindi cercavo di contenermi. Mi garba bestia. E vabbè. Comunque, questo era lo spacchettamento in diretta. Non so dove trovo tutte queste energie, ma prima o poi fol botto, cioè crollo, cioè sicuro. E va buono, dai, basta. Ve lo volevo far vedere in diretta. Comunque le userò a breve e vi farò naturalmente sapere cosa ne penso. Io vi lascio il link di Pinkie Panda nell'info box con anche il vostro codice sconto. E basta. Io vi auguro buona giornata. Fate brave, spippeggiate poco. Mi raccomando, il giveaway adesso lo chiuderò e farò l'estrazione. Quindi niente, un bacio. Vi saluta Puff, vi saluta il mio amore e fate brave. Vi lovo. Ciao bamboline.